è Mauro Biglino, il peccato originale. Mauro Biglino, il peccato originale. Torno a parlare di Mauro Biglino, ma non di mia iniziativa, semplicemente perché l'amica Serena Pieri mi ha inviato un video dove troviamo Mauro Biglino che torna a parlare del Dio ebraico, di Gesù, eccetera. E ciò che mi ha sorpreso nel video che mi ha inviato Serena Pieri e che è il frame di una trasmissione intitolata La strada dei miracoli, ciò che mi ha sorpreso è che Mauro Biglino ha detto che nella Bibbia non c'è il peccato originale. Nella Bibbia, proprio nella Bibbia, e ha detto anche la Bibbia di Gerusalemme, io ce l'ho a casa la Bibbia di Gerusalemme, e qua non è che me la porto al bar, e ha detto che non si parla di peccato originale, e io non riesco più a credere a quello che ho ascoltato. Nella Bibbia di Gerusalemme c'è il peccato originale, c'è, che poi la Bibbia sia un insieme di miti, questo è un altro discorso, anche l'Iliade e l'Odissea sono un insieme di miti, però ci sono i miti dentro l'Iliade e l'Odissea, è così, dentro la Bibbia c'è il libro Genesi, e il libro Genesi comincia con il Dio Yahweh che crea tutto ex nihilo, dal nulla. Poi c'è il paradiso terrestre, dove ci sono Adamo ed Eva, i quali vivono felici e contenti. Felici e contenti, non hanno malattie, non muoiono, però Dio ordina di non mangiare i frutti di quell'albero là. Dice: fate tutto quello che vi pare, ma non mangiate i frutti di quell'albero. Poi arriva il serpente e dice ad Eva: Eva, tu e Adamo mangiate un frutto di quell'albero, che se mangiate un frutto di quell'albero diventate simili a Dio. E così Eva e Adamo disubbidiscono all'ordine di non mangiare i frutti, lo mangiano, quel frutto lo mangiano e disubbidiscono a Dio. Dio se ne accorge e li punisce. Per quello che è stato definito il peccato originale, cioè un atto di disobbedienza. Li punisce come li punisce? In questa maniera, dice: tu, Adamo, guadagnerai il pane col sudore della tua fronte e tu, Eva, partorirai con dolore. Questo è il peccato originale. Che poi sia la verità o sia un mito, questo è un altro paio di maniche. Però c'è il peccato originale. Allora ditemi voi, cari amici, voi guardatelo, il breve video che io vi metto nel riassunto di questo video, dura 11-12 minuti, guardatelo. E ditemi voi a che cosa si riferisce Mauro Biglino quando dice che nella Bibbia, non c'è il peccato originale. Ditemelo voi. Io sono questo qua, sono, capito? Io di queste cose me ne intendo soprattutto perché ho scritto quest'opera, capito? Quest'opera che ora nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo. Cari amici, se torno a parlare di Biglino non è per colpa mia, sono sempre gli amici che mi dicono: guarda cosa ha detto Biglino, guarda cosa ha detto Diego Fusaro. Sono sempre io, sto qua tranquillo e felice. Vabbè, cari amici, ringrazio Serena Pieri, ringrazio tutti voi. E a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.